Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Presidente Deborah Serracchiani. Nota. Grazie di cuore della presenza qui, grazie al Cavaliere Alvedi, grazie al Ministro Guidi, Ministro Galletti, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Senti come l'ho detto per benino, perché tutte le volte Deborah si lamenta di me per come non riesco a dire fino in fondo per bene tutto il titolo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Presidente dell'Autorità Portuale. Per essere molto espliciti e chiari, grazie anche al sottosegretario De Vincenzi, vice ministro Vincenti, che è in arrivo, per essere espliciti e chiari, stiamo parlando di un'operazione che, grazie all'investimento privato e a una parte di investimento pubblico, porta a salvare qualcosa come 410 posti di lavoro diretti, un migliaio di posti di lavoro dell'indotto, un investimento fatto da una delle più grandi realtà italiane. Mie congratulazioni, il mio buon lavoro al Cavaliere Alvedi, e porta anche, questa è una cosa molto importante, un segnale di speranza in una delle crisi industriali più grandi che noi avevamo. Si salva il lavoro tenendo aperte le fabbriche, le aziende, non alimentando le polemiche e le discussioni. Si salva il lavoro risolvendo le crisi industriali, non giocando a chi urla più forte, e per questo motivo io oggi sono particolarmente felice e fiero di dare il benvenuto in Palazzo Chigi alla firma di questo accordo. Credo che sia un passo in avanti importante, ancora molto da fare, lo faremo con grande decisione e determinazione. Spero che apprezziate l'arrivo di Claudio De Vincenti, puntuale sul proprio ritardo, ma puntuale, diciamo, per concludere. Te non dovevi firmare, no? Quindi abbiamo già firmato tutto anche a nome tuo, Claudio, vieni, accomodati, ma grazie per il lavoro che hai svolto. Cavaliere Alvedi, a lei la parola se ritiene.